iniziare a far parlare Sì, il dai. pubblico, volevo solo farti due o tre domande rapide su come hai iniziato a fare questo mestiere, perché moltissimi ragazzi qui a Perugia in questi giorni ti fermano per chiederti dei consigli, no? Ma io che cosa devo fare? Devo fare le Io ho scuole? cominciato Tu come con... hai cominciato? Allora, io ho fatto il DAMS, figurati un po', laureata in storia del cinema, ho cominciato con Rai 3, Regione Emilia-Romagna, facendo una roba che se sapessi dov'è la vado a prendere la brucia, perché sono sicuramente... È un pezzo di cui mi vergogno tremendamente, dalla presunzione che avevo all'epoca. Quindi ho lavorato per Rai 3 Regione Emilia-Romagna, poi Rai 3 Regione Lombardia e poi piano piano. Ho fatto tutti i gradini, sono riuscita a fare il primo pezzo che ho sentito mio. Beh, sono riuscita finalmente a fare la cosa che volevo, che avevo quasi 40 anni, Quindi c'è quindi. tempo, non devono avere fretta. Quando mi scrivono gli studenti che hanno appena terminato il master, ho già 26 anni e non so, per favore, basta non demordere. Qual è il giornalista che ti ha fatto innamorare del tuo mestiere? Il piccolino, Ettore? Ettore Ettore Mo, il grandissimo Ettore Mo, sì. Mo. E la svolta qual è stata? È stato un momento in cui tu sei cresciuta e improvvisamente hai capito che... E la svolta c'è stata il momento in cui ho anche cambiato metodo di lavoro, cioè nel 91 nella ex Jugoslavia. Io mi sono trovata a Belgrado, volevo avere la troupe non ce l'avevo, però avevo una telecamera piccola con me che mi aveva dato un mio amico, nonché collega, e quindi mi sono trovata nella situazione di dover girare da sola il pezzo da portare a casa. E lì è stata la svolta. Senti, ai giovani che sono qua, di loro una cosa, cosa serve essenzialmente per farcela? La voglia. Molti sono sfiduciati, dicono, ma intanto non ce la possiamo fare perché c'è questa idea che Non c'è miglior comunque... modo per non farcela che dire non ce la possiamo fare. Specialmente quando hai... Lavorate sulle idee, perché le persone fuori dalle porte che premono per riuscire ad entrare e sedersi su una sedia sono tante, ma le idee mancano. Allora, quando si bussa ad una porta, anziché arrivare a dire io ho fatto questo master, so fare quasi niente, ma tuttavia ho riempito due pagine di curriculum, è meglio arrivare con un'idea, quindi spendere del tempo su un'idea e proporre delle idee. Voi direte, ma magari me la fregano, magari, vi fate un credito. Senti, i tuoi gusti televisivi, cosa guardi tu? Satellite, Tutto. la televisione sul web, la televisione generalista, cosa A guardi? seconda dell'umore guardo delle robe struggentissime o delle ciofeche pazzesche.